Ben ritrovati a tutti i telespettatori della Volumetrica Television, il consueto appuntamento che va in onda dalle 8:45 alle 10:15 a mattina per quanto riguarda l'apertura europea e dalle 15:15 alle 16:15 per affrontare l'Open americano attraverso i nostri ospiti ed analisti. Andiamo subito a vedere quello che è successo nel calendario macroeconomico, ossia le richieste iniziali di sussidi disoccupazione americana 778 rispetto ai 730 stimati, quindi superiori, un dato che da notare è il fatto che è un po' che non uscivano superiori rispetto alle attese, però nulla di che, ci saranno anche le 20 nuove imitazioni fra poco. Il dato bello da monitorare, le 6:30 scorte di petrolio greggio, poi lo ricordiamo, le 20, la pubblicazione dei verbali della riunione della FOMC. Io vado a dare un saluto e un grande trader che è Giancarlo Plisco, eccolo qua, lo vedo connesso, perdonami Giancarlo, non ti vedevo. Ciao Giancarlo. Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Allora, Giancarlo, siamo qua in balia di Wall Street, si può dire, nel senso che abbiamo visto stamani un DAX che ha tentato a rompere quest'area di 13.000, sì, anch'io, do i numeri, 13.300 e ha rotti, poi falsa rottura, adesso guarda, una candela fortissima ribassista, effettivamente siamo sul POC che sta interessando la settimana. Giancarlo, come ben avevi detto la scorsa settimana, l'area di 12.980 e 13.260 è un'area importante. Adesso l'abbiamo rotta a ribasso, nel senso che abbiamo fatto un bel delta negativo. Aree importanti da monitorare in questo momento: 13.157, poi il POC precedente a 13.130. Tu che pensi? Quali sono i livelli operativi da monitorare nell'indice tedesco? Guarda, il DAX continua a fare, ripetere lo stesso pattern, diciamo, operativo, ovvero vengono inseriti volumi molto forti sugli spike, ritorna giù e poi da qui ritorna a riprendere gli stessi valori per poi romperli. Ovviamente questa settimana è una settimana non semplice, propriamente perché abbiamo questa festività americana del Thanksgiving, del Black Friday, che porterà ovviamente un abbassamento ancora più forte della volatilità. Quindi oggi, diciamo, è una giornata interlocutoria, anche logica nell'ordine delle cose, però il DAX in questo momento non presenta nessuna pressione al ribasso. Senza ombra di dubbio, si sta cercando di. Stanotte hanno iniziato il percorso verso il target a 13.400-411 che avevo, ma senza successo. Vedremo oggi pomeriggio se il DAX riesce a recuperare qualcosa, ma con questi volumi così bassi dovremo sicuramente vedere dopo la chiusura europea se Wall Street ritorna al rialzo o meno. In questo momento ci ritroviamo in una situazione, diciamo, un po' laterale, dove abbiamo visto come il DAX abbia riconosciuto alcuni supporti importanti. Abbiamo visto l'area dei 13.000 punti venire confermata come zona di supporto. I 13.300 e 13.020 fanno un po', diciamo, da supporto settimanale. Se non andiamo al di sotto di questo livello, rischi di correzioni più forti non ce ne sono. Per ora, il fatto che si sia avvicinato a questo livello, ma sia ritornato indietro così presto, fa ripetere questo pattern operativo. Quindi per ora il trend rimane comunque ribassista, ma i margini di guadagno sono molto bassi, cioè i trader richiedono molte ore, e da quello che sto vedendo non ci sono grandi spazi su cui lavorare anche oggi pomeriggio. Ecco, Giancarlo, tu che sei un attento anche osservatore, dato che segui il prezzo a livello anche tu volumetrico, dopo la notizia, no, del vaccino, del primo vaccino, dopo questo spike, c'è stato effettivamente dal giorno dopo non c'è stato più interesse sui mercati, o meglio, questa volatilità che sappiamo contornare anche, per esempio, il DAX non si è prestata, è andata in panchina, diciamo, si è prestata ad una lunga vacanza, ecco. Ma È in quarantena anche la volatilità. Che succede? Te che no, sei ma esperto. guarda, in realtà non è che la volatilità è scomparsa, cioè quello che abbiamo assistito, ne parlavamo comunque, abbiamo assistito a delle rotazioni settoriali dal 9 novembre, sul value, dal growth a value. In realtà c'è anche il problema relativo al fatto che ci sono molti fondi ancora in attesa di capire se la volatilità continuerà a scendere o meno. C'è molta liquidità ancora da immettere nel mercato, anche se in ogni caso novembre ha dimostrato, certo, molto,
molto più laterale di quello che mi aspettavo, però il risultato è un mese rialzista, quindi non è che non c'è la volatilità, semplicemente che si stanno effettuando delle rotazioni, ma non è ancora entrata nuova liquidità, perché si sta cercando di capire sicuramente qualcosa dalla Fed nel prossimo mese, poi sicuramente qualcosa in più lo vedremo anche quando avremo l'insediamento del nuovo presidente. Questa settimana però possiamo dire aggiungere alcuni elementi importanti. Abbiamo visto come le coperture short fatte su questi spike hanno diciamo creato una situazione di correttiva che però non è andata oltre certi livelli, ovvero i famosi 3500 di S&P, che non sono mai stati più ripresi. Allo stesso tempo notiamo comunque già dalla scorsa settimana un altro ulteriore cambiamento, che è quello di vedere le mani forti comunque mantenersi con meno coperture, quindi c'è un certo relax sul fatto che il mercato possa continuare a salire. Avevo diciamo, non avevo dubbi che fino al 27 si poteva continuare a salire, ovviamente il range è molto laterale, per cui il fatto che i volumi siano bassi, la volatilità è bassa, tutto questo è uno scenario che favorisce ulteriori nuovi massimi storici, magari già dalla prossima settimana sull'indice S&P. Ovviamente oggi la sessione potrebbe riservare qualche sorpresa, ma visto che comunque da domani siamo in modalità festiva negli Stati Uniti, sicuramente il mercato rimarrà in uno stretto range operativo, quindi il discorso verrà ripreso la prossima settimana. Secondo me in questa ci sarà il giorno del ringraziamento, che Giancarlo e io faremo una festa anche con i tacchini ripieni, o sbaglio? Sì, guarda, io non ho molto da festeggiare, perché ormai sono bloccato qui da 9 mesi, quindi ho poco da festeggiare, ecco. Però un regalo me lo sono fatto, ecco. Quindi mi sono regalato il nuovo iPhone, che sono un appassionato, quindi avrò... Ti sei regalato anche il nuovo PC? Il PC l'anno scorso, quest'anno l'unico regalo che mi sono voluto fare, perché ci tenevo molto sono un appassionato di Apple, no? Volevo vedere questo nuovo modello 5G, ma i regali quest'anno pochissimi. Il regalo più bello me l'ha fatto mia mamma, che mi ha mandato un bel pacco da giù, come si suol dire, con tutti i prodotti locali e di altissima qualità, quindi passerò un bel Natale comunque, almeno con lo spirito, dai, con i prodotti di casa mia. Sì, l'ho visto il pacco. Ecco, quindi per trading parlando ancora, quindi domani è il giorno del ringraziamento, poi ricordiamo appunto, dato comunque così facciamo uno screening totale, che venerdì c'è la chiusura, no? appunto per il giorno di ringraziamento alle 13 dell'americana, quindi 2 giorni, ecco. Però effettivamente nei future, no? Questo può contare qualcosa, cioè meno volume, più possibilità di spostare il prezzo, che dici? Sì, c'è più possibilità di manipolare il prezzo su qualche spike molto veloce, però il problema è che c'è bassa partecipazione, quindi assistiamo a movimenti che poi richiedono ore e ore per essere sviluppati e larghe fasi laterali, quindi c'è diciamo che è un mercato che richiede molta più pazienza, cioè riuscire a prendere dei buoni punti è possibile, ma bisogna stare parecchie ore sui monitor. Ecco, non è proprio il novembre ideale, diciamo, che mi aspettavo. Spero, diciamo, dicembre, almeno i primi 15 giorni, dovremo avere un po' più di volatilità. In ogni caso, io non vi consiglio di operare neanche venerdì, sugli indici americani, lasciare tutto per lunedì, tranne la sessione di oggi, anche perché con 3 ore di sessione non so che cosa si può veramente fare, dato che praticamente non ci sarà nessuno a operare. Questa è una delle feste più importanti per gli americani, quindi vedremo un attimino la prossima settimana se questa tendenza rialzista dovrebbe può continuare, credo almeno fino alla metà di dicembre. Vediamo in ogni caso lo sviluppo. Per oggi la sessione, diciamo, promette livelli operativi. Andiamo nel concreto, che te... Sì, dai, facciamo una... Voglio dare anche il DAX. Standard & Poor's. Scusami, il DAX, dato che stavamo parlando del DAX. Sì, no, giusto per darvi una view di quello che può succedere oggi pomeriggio. Allora, oggi il DAX ha dimostrato di mantenere
un bel supporto che aveva marcato ieri in area 13.260. Su questo livello ci sta un po' giochicchiando dalle 10:30 di stamattina, va su e giù, ma non rimane praticamente in posizione su questa zona. Io da quello che vedo ci sono delle possibilità operative rialziste se questo livello viene mantenuto, ma preferirei vedere una rottura almeno di area 280 per poi cercare, sai, un test del livello psicologico in area 300. Questo però può succedere se l'S&P da questa fase potenzialmente accumulativa che sta facendo, vedremo l'apertura, dovesse esplodere al rialzo. Se invece il DAX rimane al di sotto dei 13.240 almeno, in questo caso ci sono serie possibilità di andare a testare almeno un bel supporto che è stato marcato ieri e che ha dato poi un bel giro al rialzo in area 13.204. In ogni caso vi ricordo, cioè, se il DAX dovesse scendere ulteriormente, c'è un bel supporto marcato il giorno 23 in area 13.171-162. Non credo che si possa andare oltre, a meno che non assistiamo a un bel crollo degli indici americani. Al rialzo il problema è legato a un'area che stamane ha fatto da tappo, che è posta in area 13.334. Questi sono i livelli, diciamo, da cui possono partire delle tendenze, però realmente riuscire a fare più di 30 punti non è proprio una giornata fantastica da questo punto di vista. Quindi ritengo che sul DAX bisogna stare un attimino attenti. L'S&P ieri Aspetta, io vedo invece sull'indice tedesco, andiamo a monitorarlo attraverso la piattaforma, questo punto che ho detto prima. Allora, in particolar modo a me piace, io sono dell'ipotesi, almeno personalmente, sono dell'ipotesi che il DAX debba scendere, e qui infatti ho detto chiusura H4 sotto questo livello, praticamente a livello di formazione, quindi nessun sollecito al pubblico risparmio. La mia fiche personale me la gioco short, con ovviamente dato No, ci sta tutto tutto, il fatto, con problema è la velocità. primo target, cioè 172. Attenzione alla confluenza di questo. Questo punto è importante, che rappresenta giocare il POC di settimana scorsa, del settimanale 125, poi c'è lo 078 che abbiamo visto, e questo punto fortissimo, guardate, rappresenta una confluenza molto importante, 12.985 per l'indice tedesco. Ma diamo la parola ancora a Giancarlo sull'IS, andiamo a vedere lo Standard Poor's. Guarda, sullo Standard Poor's, sulla tua operazione sono d'accordo, ma non so se riesci a ottenere il profit per oggi, quello è il problema. No, no, per oggi assolutamente no, l'operazione. Il problema è la bassa volatilità, quello che un po' ci sta dando fastidio. Alcune volte è troppo bassa, quindi veramente ci vuole tanto tempo. Guarda, per l'S&P abbiamo visto come la scorsa settimana quel livello che ti dissi, 3585, fu toccato, poi da lì il prezzo ha effettuato un giro fortissimo al rialzo e abbiamo testato una resistenza molto importante che era quella in area 3630 circa. Lì il prezzo ha praticamente la giornata abbiamo assistito a un breakout, ma non abbiamo raggiunto l'ultimo ostacolo per l'S&P prima di effettuare nuovi massimi storici, che era quello posto in area 3659. Guarda, per quello che vedo adesso, praticamente l'S&P sta martellando questa microzona tra 3633 e 3626, se il prezzo riesce a recuperare almeno i 3637 e poi rompe i 3640, potremmo avere un bel long almeno di 10-12 punti. Se, qui in mezzo purtroppo siamo sul, come dici giustamente prima, sul POC giornaliero, quindi è una zona un attimo di indecisione, anche perché i dati hanno mostrato una leggera negatività, ma in ogni caso se l'S&P rompe i minimi di giornata, che sono quelli in area 3626, potremo avere ulteriori spinte al ribasso. Margini, diciamo come massimi che vedo una decina di punti, 3617 e 3615 sono possibili. Poi abbiamo il mega supporto, anche questo punto importantissimo, che è quello tra 3608 e 3596. Se questo livello effettivamente, se dovesse questa settimana l'S&P chiudere sotto questa zona di supporto, non sarebbe un bel segnale, quindi potremmo assistere a qualche cambiamento di tendenza. Diciamo che in questa apertura ci aspettano sicuramente dei movimenti piuttosto importanti, ma ricordate sempre che i primi 30 minuti non sono indicativi della possibile tendenza della giornata. Dobbiamo sempre aspettare almeno le 4, perché da quell'ora è quando viene sviluppata poi una tendenza più chiara, più precisa, e
si possono fare anche trade che durano più di un'ora. Per ora l'apertura è ribassista, come abbiamo ben visto anche diciamo l'S&P è andato a testare quasi i 3.626. Vediamo se da questi livelli può spingersi ulteriormente al ribasso per poi tornare a salire. Ma mi sembra che la giornata di oggi è impostata piuttosto bene al ribasso, anche per i bassi volumi. Bisogna stare molto attenti a che il prezzo comunque nella sessione per stasera, ovviamente vedremo anche cosa succederà con gli atti della Fed, non rimanga sotto i 3.626, perché potrebbe essere un bel segnale ribassista almeno per la micro sessione di venerdì. Ecco, infatti, attenzione a pre-Wall Street, vediamo cosa succede. In particolar modo, guardate, primo candelone short per l'ES, livelli interessanti sono i seguenti. Allora, il primo step lo vedo a 3621, che rappresenta il pop di questo che ho preso in considerazione. Poi c'è sotto il 3612 e i 3618. Attenzione perché effettivamente siamo in una terra importante perché guardate che mancano veramente poco all'attacco di questi massimi storici, cioè 3668. Sarebbe bello vedere l'IS almeno personalmente un pochettino più giù per iniziare magari qualche cavalcata. Mentre invece il Nasdaq, Giancarlo, lo possiamo ancora monitorare più approfonditamente, vediamolo Sì, anche tu. guarda, sul Nasdaq rimane un certo interesse, soprattutto per alcuni settori, visto che comunque per quanto si dica che il Nasdaq diciamo possa soffrire alcuni ribassi, ma è anche giusto qualche ribassino, ma nel medio-lungo i titoli che abbiamo comprato quest'anno continueranno a salire, probabilmente perché dobbiamo capire che questi strumenti che utilizziamo tutti i giorni, come Netflix, Amazon, Google, Facebook, eccetera, faranno sempre più parte delle nostre vite. Quindi, secondo me, la tecnologia è uno dei settori che più bisogna monitorare e continuare a comprare. Il Nasdaq ieri ha effettuato un impotentissimo giro al rialzo, ha rotto due livelli che monitoravo con molta attenzione, 11.974, e poi è arrivato a testare i 12.091, è arrivato poi addirittura a testare anche ben oltre il mio livello di target, che erano 12.123, è arrivato addirittura a 12.175. Oggi l'impostazione al rialzo mi sembra confermata. Secondo me il Nasdaq può magari effettuare dei piccoli storni, ma al massimo può tornare forse a 12.076, ma non vedo grossi problemi se non romperà almeno questo livello. L'impostazione al rialzo dovrebbe continuare anche oggi pomeriggio, e calcoliamo almeno un range medio di 100 punti, quindi probabilmente da quello che vedo il Nasdaq potrebbe cercare di ritestare i massimi di ieri, ed eventualmente attaccare i 12.210. Non ci sono grosse resistenze al rialzo per il Nasdaq. Significa semplicemente che dai massimi che abbiamo visto a inizi novembre, che per pochissimi punti non ha fatto nuovi massimi storici, se il Nasdaq riuscirà a spingersi oltre i 12.200, ci sono alte probabilità di nuovi massimi storici ben presto. Quindi il Nasdaq in questo momento ha la grande possibilità di poter riuscire a ottenere questo risultato. Tenete presente che però Nasdaq ha sofferto giornate veramente laterali, quindi la rottura di ieri è un bel segnale al rialzo, però ripeto, ci vuole un altro po' di pazienza. Secondo me il Nasdaq quest'anno, se gli indici americani fanno nuovi massimi storici, può arrivare a 13.000 è ampiamente possibile. Mi mantengo un po' più stretto perché voglio capire un attimino questa rotazione sul value che è appena cominciata, quanto può diciamo penalizzare il Nasdaq diciamo fino a fine anno. Bene, ecco, andiamo a vedere, sì, effettivamente la domanda di Mario e dell'altro utente. Vediamo il gold, Sì, effettivamente guardate guarda. come è partito. Io avevo visto, eccolo qua, stamani, che da questi livelli poteva ripartire. La stessa dinamica del DAX, la porgo sul bene rifugio. Gold, secondo me, poteva ripartire da questi livelli, infatti sta pagando. Il nostro plus era appunto a livello didattico formativo sotto i minimi. Sta pagando, io penso che il primo target sia ovviamente Poca 1834, poi lì vedremo cosa fare. Ecco qui, però in considerazione, guardate,
questo punto che volevo farvi notare. Scusami, Giancarlo, poi Prego, prego, no, no, prego. ti do la parola. Sto guardando tutto, vai tranquillo. Questa zona di, ora che magari mi puoi aiutare anche te, questa zona di, lo sto guardando, dico di sbilanciamento volumetrico, eccolo qua, potrebbe essere colmata anche rapidamente. Quindi attenzione, perché la stessa cosa che ha fatto a ribasso lo può fare anche a rialzo. Quindi attenzione al gold. Giancarlo, dimmi tu. Guarda, io sul gold mi aspettavo questa accelerazione in area 1800-1818. Tu sai che ho una view di medio-lungo termine rialzista su loro, quindi su questi valori ho già cominciato a effettuare degli acquisti per il medio-lungo. Per l'intraday, ovviamente, posso tranquillamente aggiungere che diciamo il valore a cui è arrivato in questo momento può portare almeno potenzialmente altri 10 dollari di risalita, mentre bisogna stare molto attenti se l'oro dovesse andare al di sotto dei 1805, perché in quel caso potrebbe di nuovo ritestare i 1798. Io personalmente ritengo che se dovesse scendere un altro pochettino sull'area dei 1794 c'è un bel punto dove possiamo avere un bello spike al rialzo. E per quanto riguarda quello che hai detto tu, ovviamente sono d'accordo, perché l'oro in questo momento è abbandonato, tra virgolette, perché c'è questa fase di riscon dove molti hanno venduto l'oro per comprare azioni. Però questa è una fase temporanea, può durare magari altre 2 settimane, non lo posso escludere, però se da questi valori comincia una bella accumulazione si compra. Per oggi è importante vedere se l'oro riesce a testare almeno i 1818-1822 e nella giornata di domani o magari già nel tardo pomeriggio questi 1835 sono una bella resistenza. E solo al di sopra di questo livello ovviamente potrebbero cominciare a cambiare un po' le cose. Ritengo per ora che la zona dove siamo arrivati è una zona chiave, non posso escludere ulteriori ribassi. Il mio punto proprio personalmente, che ritengo molto appetitoso, in area 1770-1760. Non posso escludere che ci possa arrivare, ma dai valori attuali un bel, diciamo, un minimo di recupero ci deve essere. Poi vedremo se questi prezzi diciamo, ci daranno la possibilità poi di aggiungere altre posizioni. Su questi livelli stare molto attento agli short, bisogna lavorare con loro sulle accelerazioni, state attenti ai pullback perché se, in qualunque momento può tornare a salire. Secondo me tempo 10-15 giorni come massimo, poi può riprendere il suo percorso rialzista. Bene, ecco, passiamo anche al CL, il petrolio, che poi ci sono una domanda che volevo farti sul recovery fund, però passiamo al CL per vedere i punti di magari importanti, perché effettivamente siamo arrivati a quest'area 45-46, il WTI, giocando un'area importante che qua si è fermato, adesso un po' indecisione, che fai, sei più rialzista o ribassista? Guarda, io sono tornato rialzista la scorsa settimana, cioè praticamente la scorsa settimana ho visto un principio di accumulazione molto interessante quando, testando l'area dei 40 dollari, ha cominciato ad effettuare una nuova accumulazione. Ho avuto il segnale forte quando ha rotto i 42,85 e mi aspettavo che, una volta rotti i massimi di settembre, potesse avvicinarsi ai 46 dollari, che poi era il mio primo target annuale, tra virgolette, dopo la grande caduta. Diciamo di aprile. Adesso il prezzo ovviamente si trova in un momento chiave perché da questi valori personalmente ritengo che possiamo arrivare anche a 52 dollari nelle prossime settimane, anche se comunque è una cosa per ora puramente un riflesso, diciamo, della fase riscon. A livello intraday sul petrolio c'è una possibilità, e questo oggi proprio lo discutevo con un collega, ma tenete presente che c'è il dato alle 16:30. 17:15, 16:30, scusate, quindi state attenti che potremmo avere dei forti movimenti. Sul petrolio si sta, diciamo, una conformazione di doppio massimo che potrebbe portare a qualche leggero storno, molto ben visibile in H1. Questo 45-54 fa un po' da resistenza, ma personalmente ritengo che se il prezzo più intraday, come chiedete, se non va al di sotto dei 44,70, non vedo grandi possibilità di shortare il prezzo. Cioè, qui è 44,70. 70,
Questa è una zona molto, cioè una zona che si sta lavorando molto, anche perché basta guardare anche le candele, c'è una grande pressione al rialzo. Quindi entrare short qui è un po' azzardata e non posso dire di no, però diciamo lo stop sarebbe massimo un 50 centesimi, quindi magari uno che si vuole giocare, diciamo, la possibilità di prendere un veloce giro al ribasso ci sta. Tuttavia è contro tendenza, quindi diciamo che è molto probabile che il petrolio rimanga un po' bloccato in questa zona. Secondo me, dopo la notizia, vedremo anche domani se il petrolio riesce a stabilire cioè questo supporto di 44,70 viene mantenuto, perché se dovesse andare al di sotto potremmo assistere a magari uno storno fino a 44 dollari, che è un punto dove io vorrei aggiungere qualche posizione. Sui valori attuali, ovviamente, abbiamo margini per altri 50 centesimi di rialzo, per cui sul petrolio io almeno adesso con gli short ci starei molto attento, perché la pressione al rialzo è molto forte, ci sono molti acquisti, quindi il petrolio potrebbe vivere, diciamo, la seconda fase rialzista e arrivare almeno ai 50 dollari, magari è un livello che ci potremmo avvicinare in una decina di sessioni. Bene, Giancarlo, l'ultima cosa, cosa ne pensi del Bitcoin? Guarda, io sul Bitcoin sono sempre stato super rialzista dal 2018, ne abbiamo parlato tante volte, quindi ho testimoni a mezzo mondo sulla mia view. Ho sempre detto che il Bitcoin fa parte di un processo di digitalizzazione del denaro e di un processo di rinnovamento tecnologico molto importante. Quello che è interessante è quello che è successo quest'anno, dove abbiamo Abbiamo visto visto uno uno scenario scenario favorevole. favorevole grazie al prossimo scenario inflattivo, un dollaro debole, ma soprattutto i big hanno cominciato a spingere il prezzo molto forte sopra i 10.000 dollari. Questo perché c'è, abbiamo visto il primo passo verso un maggior uso di Bitcoin. PayPal ha attivato la compravendita di Bitcoin anche per gli esercenti, quindi si può pagare e comprare in Bitcoin, soprattutto sui valori dei 10.000 dollari. Poi questo l'ho visto perfettamente diciamo nel mese di ottobre, i big come JP Morgan, i grandi investitori hanno cominciato a spingere il prezzo, perché il Bitcoin deve essere proposto e diffuso. Infatti non vi meravigliate se fra poco nelle banche, dal vostro assessore finanziario, qualcuno vi proporrà un prodotto con un collaterale con il Bitcoin, un fondo che ha delle cripto. È uno strumento che dal prossimo anno verrà ampiamente proposto. Io su Bitcoin ovviamente ho una view ampiamente positiva, e non mi è piaciuto molto il rialzo che ha fatto, che è stato troppo verticale, ma tenete presente che ormai siamo ai massimi storici. Da qui ci sono spazi per ulteriori forti rialzi. Ovviamente, tenete presente che anche la volatilità comunque è molto alta, quindi storni del 30-40% che non cambiano la tendenza sono possibili. Personalmente ritengo che l'anno prossimo ho un target almeno di 30.000 dollari. Se mantiene questo tipo di pressione di interesse, e ce ne sarà da quello che vedo, probabilmente potremo arrivare addirittura molto più in alto, magari vicino ai 50.000. Dipenderà molto da quanto interesse c'è. La capitalizzazione è ancora bassa. Ritengo che il Bitcoin sia uno strumento che vedrà parecchio interesse. Il mio consiglio però è quello di non arrivare agli ultimi, non arrivate mai alla fine, comprate Quando ne sempre, parlerà il TG5 stop vuol dire order. che non sarà più d'appiglio. Beh, ma questa volta è diverso, ti ripeto, è una situazione che è stata fatta maturare in un paio d'anni. Si è creato il mercato dei future, si è creato diciamo una falsità di notizie, scam, lo sai. Poi allo stesso tempo JP Morgan, abbiamo visto che cosa ha fatto, Soros che cosa ha fatto. Piano piano sono entrati tutti, e poi da quest'anno, esattamente dal mese scorso, sui 10.000 dollari, una volta che quella soglia è stata mantenuta, sono entrati veramente con bilioni e bilioni su questo mercato. Quindi sappiamo che lì abbiamo un supporto molto forte creato dai big, ma sappiamo pure che può stornare in qualunque momento in queste percentuali. Chi non ha comprato, non abbia paura, c'è tempo per rientrare.
può aspettare tranquillamente un bello storno di 3, 4, 5 mila dollari e cominciare a fare degli acquisti frazionati. Può anche farli da questi livelli, perché stiamo sempre parlando di lungo termine, non sto parlando di scalping o di intraday. Cominciare magari con, non so, 100 euro a settimana, 100 euro al mese, cominciare, anche chi ha pochi soldi, non è un problema, si possono creare le posizioni poco a poco. Io una cosa che ho creato in 2 anni, quindi non vi pensate che con le basi che abbiamo adesso, il 2021 per il Bitcoin può essere veramente straordinario, non solo per il Bitcoin, ma ci sono condizioni per lavorare molto bene su un asset che ovviamente sta diventando diciamo, un riferimento per combattere l'inflazione come con l'oro. Grazie Giancarlo, grazie per il tuo intervento. Grazie a voi e alla prossima. Buona settimana. Saluto a Giancarlo Prisco, vedo che c'è in collegamento già Angelo Ciavarella di Infinox. Ciao Angelo. Ciao, ciao Alex, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutte le persone che ci seguono oggi. Allora, Angelo, colgo l'occasione e faccio ping pong, tanto ti ho inserito, magari avrai sentito anche tu, Giancarlo, stavamo parlando di Bitcoin, è là, cioè nel 2021 è da comprare, su cui puntare il Bitcoin, Angelo, che dici? Ma percentualmente forse no, però come asset sì, perché sai la performance l'ha fatta quest'anno, partì da 4.000, sta a 20.000, ha fatto numeri da stratosferici. Insomma, ho pensato, ho parlato anche prima stamattina in una diretta, però del Bitcoin, io sono sempre stato un cioè, seguace del Bitcoin, all'inizio scettico, dopo che ho iniziato a capirla, impararla, a conoscerla, perché all'inizio tutte le cose, no? Nella prima fase non ci ho mai creduto nella grande salita, poi è crollata. Anche perché ho fatto studi di bolle, c'è proprio un libro che parla di tutte le bolle storiche, dai tulipani alla compagnia delle ST, al Nasdaq per arrivare al Bitcoin. Bitcoin era nel 2017 la più grande bolla della storia dell'umanità, proprio, ma imparagonabile a tutte le altre, perché parlava proprio completamente di un altro livello. Quindi all'inizio non ci ho mai creduto. Adesso, negli ultimi anni, penso che le cose sono cambiate. Come tutte le cose che sono nuove, no? C'è prima diciamo, la grande attrattiva al prodotto nuovo, dopodiché c'è la delusione, il crollo, dopodiché ci si ferma a riflettere, a capire di cosa parliamo. Credo che il Bitcoin negli ultimi anni abbia sviluppato un asset fondamentale per la sua crescita, che è la fiducia. Se ci pensiamo, si sta a parlare di Libra tramite Facebook, si è parlato addirittura a livello di Banca Centrale Europea di moneta digitale. Qualche settimana fa, tra parentesi, è uscito PayPal accettando Bitcoin per i pagamenti online. E quindi, come dire, si sta diffondendo la fiducia verso il Bitcoin. Il Bitcoin è volato, è arrivato a quasi 20.000, tra parentesi, Alex, penso che tu ricordi, nel 2017, stesso periodo, mi sembra che quasi seasonal questo prodotto, un po' come il natural gas o gli altri, parliamo di prodotti che comunque sono arrivati a 20.000 punti nel periodo di novembre-dicembre. Adesso vediamo che succede, perché il picco è stato toccato a dicembre, 18 dicembre 2017, se non sbaglio, i 20.000 punti. Più o meno, siamo giù di lì, vediamo che succede. Bene, ecco, andiamo a parlare anche, Angelo, che sono qua con te, degli indici americani, indici americani che stentano di fare questo doppio, ma almeno per quanto concerne l'IS, stenta di arrivare a 3.600, i 3.000, ovviamente i massimi, no? 3.667. Quello che volevo chiederti è, Trump ha dato ormai il via libera, quindi l'amministrazione Biden si sta formando, tra l'altro anche la Yellen, no? Segretario del Tesoro. Che si fa adesso? Credi che ci sia una spinta verso i nuovi massimi storici o eventualmente c'è una pausa di riflessione? Perché tutto sommato, graficamente, ovviamente tutto si impone a rialzo. Però ovviamente saremo sempre qui, no? Il solito detto, l'economia, per quanto concerne l'economia reale è un conto, l'economia finanziaria è un altro, sempre i soliti discorsi, tuttavia comandano i grafici e il prezzo, Angelo. Ma guarda, il dato di oggi è molteplice. Da una parte c'è il Bitcoin, appunto, che ha toccato 20.000, quasi 20.000 punti giù di lì, e ieri il dato storico che rimarrà negli annali verrà ricordato il 24 novembre come il Dow Jones che ha toccato quota a 30.000 punti. L'impressione che ormai è
che ci sta molto ottimismo sui mercati, il sta di fatto salendo tutto, l'indice che ha performato meglio, tra parentesi, finalmente aggiungo, è l'indice italiano, che ha messo a segno quasi il 20% in 3 settimane, con titoli che sono volati. A questo punto tutti gli indici nel mese di novembre, quindi parliamo di poco più di 3 settimane, hanno messo a segno rialzi dal 10 al 20%, sostenibile, non a questo passo, non di questo regime. Qualche correzione è inevitabile, il buy the dip ha funzionato negli ultimi 10 anni, ha continuato a funzionare anche quest'anno. A marzo il mercato, da marzo adesso, ha recuperato tra il 60 e il 70-80% a seconda degli indici, parliamo di Dow Jones, di S&P o addirittura di Nasdaq, che addirittura quest'anno fa più 35% d'inizio anno, però insomma il life motive è tutto quello. Ho l'impressione che stanno tutti entrando su equity, quindi un po' stare attento, sinceramente potrebbero arrivare delle correzioni che dovrebbero scaricare un po' di indicatori, visto che qua si sta salendo praticamente non stop da 3 settimane, con performance che sfidano la gravità. Durerà, sì, ma secondo me potrebbe esserci una correzione prima di andare a rivedere i nuovi massimi. Bene, ecco, invece per quanto concerne la dinamica sterlina, andiamo a prendere ovviamente il cable che batte 1,3369, cioè questo, adesso c'è questo forte appeal sulla sterlina, si comprano sterline. Johnson, nota di colore, così riapre, si è convinto nel Regno Unito che si potrà andare a messa, quindi le chiese riapriranno per la celebrazione del 2 dicembre, che ovviamente tenendo sempre la prudenza. Ti piace questa mossa? Va bene? La componente anche per quanto concerne la religione, in Inghilterra sappiamo, nel Regno Unito sappiamo che è abbastanza importante, quindi è come dare un contentino al popolo inglese, ma che si fa a livello di cable e a livello di questo? Due domande in una. Ti piace? Ma non lo so, l'impressione è che Boris Johnson ha ben altro a cui pensare che alle chiese protestanti, no? Cioè, mi sa che c'è tanta carne sul fuoco. Sono andati via i suoi più grandi consiglieri, Dominic Cummings, l'ex capo della comunicazione, Brexiter convinti, che erano, diciamo, gli deus ex machina della politica del governo Johnson. Poi pare che Dominic Cummings abbia offeso la First Lady, e quindi Boris Johnson lo ha mandato via senza troppi ripensamenti. Per quello che riguarda questo è quello che si dice, quindi un po' da quello, un po' d'altra parte ha perso la sponda di Trump in America, perché Biden ha chiaramente detto che è fondamentale che si venga rispettato il patto di i cosiddetti patti di Good Friday Agreement del 98, che ha portato la pace in Irlanda del Nord, e quindi valuterà attentamente quello che fa il governo inglese sulla Brexit, mentre Trump ovviamente era molto meno interessato. D'altra parte c'ha ormai le scadenze, che va bene, che è una soap opera sudamericana in salsa anglo-americana, questa della Brexit, però ormai si metterà fine, perché il 15 dicembre è la data ultima per poter passare qualsiasi tipo di accordo a parte del Parlamento europeo. L'impressione è che un accordo si trovi, perché se aggiungiamo che utilizzo le parole di Sunak, che è il cancelliere dello scacchiere, ossia il ministro delle finanze inglese, ha detto che una situazione devastante dal punto di vista economico simile a questo non si vedeva da 300 anni in Inghilterra, quindi insomma parole molto forti. Quindi economia in caduta libera, il rischio no deal che è ancora lì, perdendo la sponda dell'America, non so quanto l'apertura delle chiese protestanti o in generale le chiese possa trovare giovamento a Boris Johnson e i suoi sostenitori. E tra l'altro, Angelo, poi volevo parlare proprio anche di a parte le chiese, no? Almeno ti sfrutto qua, dato che tu porti indicazioni dalla City Concrete. Dal 23 al 27 dicembre, no? Dice che c'è sostanzialmente 5 giorni di maggior concentrazione sulle festività, sarà possibile spostarsi liberamente in tutto il Regno Unito, a prescindere dal livello di restrizione al quale il soggetto è il luogo di residenza. La regola del distanziamento sociale è di fatto sospesa, quindi si può abbracciarsi tra parenti. Ecco, tanto per farsi capire, poi dice andremo a fare le norme anti-Covid dal 27 in poi, più o meno così faccio un riassunto. Perché comunque in una pandemia ci sia così staccato? Cioè qua da noi Conte ci fa sapere anche cosa dobbiamo mangiare al cenone, e lì Boris Johnson dice che il virus compare per 5 giorni, cioè signori siamo alla follia, cioè perché non siamo uniti a rispettare le regole, siamo tutti europei?
Ma l'impressione che ho io è che l'Italia e l'Inghilterra sono i paesi. L'Italia fino a qualche mese fa, devo dire, era stato considerato uno dei migliori nel gestire la pandemia post prima fase. Adesso è ritornato a essere uno dei peggiori. L'Inghilterra, invece, da questo punto di vista, ha tenuto una linea più unitaria, è sempre stato uno dei peggiori. Quindi, sia dall'altro, se si vede i numeri dell'Inghilterra, sono stati pessimi da marzo fino adesso, con una certa costanza. Economicamente è stato ancora più disruptive. Ma come mai, Angelo, come mai? Cioè, se tu che conosci bene l'Inghilterra, cioè perché? Cioè, perché c'è questa cosa qui? Noi magari vediamo solo i media, perché effettivamente c'è questa maglia nera, ecco, diciamo così, questa immunità di gregge ponderata, Ma sai, perché reiterata. alla fine, sai come dici tu, Alex, questi hanno cercato di seguire, prima di lasciare tutto aperto, perché gli inglesi, un po' come gli americani, sono contrari a chiudere, a limitare la libertà privata dell'individuo. Poi hanno visto, è una proposta addirittura l'immunità di gregge, no, all'inizio. Poi hanno visto che la considera che la sanità italiana è messa male, come posti, parlo soltanto come posti Terapia di intensiva. terapia intensiva, qua sono messi peggio. È uno degli unici paesi, l'unico paese grande europeo messo peggio dell'Italia dal punto di terapia intensiva. Quindi, dopo 2 settimane, hanno capito che forse non era il caso di fare l'immunità di gregge, che gli morivano 200-300 mila persone. Così, allora ho detto: vabbè, attenzione, non è vero, chiudiamo. Però chiudiamo. Ma quel lockdown non è mai stato il lockdown italiano, cioè, comunque, potevi uscire un'ora al giorno, potevi fare un minimo di attività fisica, quindi era molto diverso. Quindi, è sempre stato un atteggiamento abbastanza permissivo. Però stavo poi chiudere di colpo. Infatti, l'Inghilterra è uno dei pochi paesi che nella seconda fase ha fatto i lockdown di un mese. Ma anche durante il lockdown, comunque, tu potevi lavorare, potevi uscire, insomma, è stata una cosa un po' leggera. Ma Un proprio po' questa. come noi in Lombardia, diciamo, no? Era questa cosa un po' a metà strada, no? Quindi di fatto sono tra i peggiori perché il virus è diffuso in maniera capillare, ma sono anche peggiori dal punto di vista economico, perché mentre in America hanno lasciato tutto aperto, il virus è diffuso, ha avuto le conseguenze nefaste sulla popolazione, però l'economia è andata bene, qui hanno chiuso tutto anche. Quindi se ti posso dire, uno dell'unico paese, forse in Europa, che ha gestito la situazione peggio dell'Italia è proprio l'Inghilterra. Perché ha avuto sia i casi superiori all'Italia, sia l'economia peggio dell'Italia. Peggio così non si può da fare, secondo me. Ecco, e spostiamoci appunto anche a un punto di vista importante, che era quello anche che volevo poi arrivare, no? Ossia, questo recovery fund anche che stenta sempre a essere ponderato con conferma, libertà, ossia da tutta Europa. Ecco, cosa ci aspetta da questo Ungheria e Polonia? Quando è che potremo effettivamente beneficiare di questi soldi per avviare anche il fattore dei vaccini, no? Importante è quello lo sviluppo, se poi effettivamente avranno seguito, no? Angelo, se nei primi 3 mesi risponderanno positivamente, anche perché il Bertolaso dice e altri, attenzione che ci sarà una terza ondata. Ecco, sono parole forti, speriamo che però in questi vaccini possano dare parole altrettanto più forti e metterci più o meno tutti in libertà come prima. Guarda, secondo un report di UBS, che leggevo qualche giorno fa, da giugno in avanti non dovrebbero esserci più casi di Covid conclamati, quindi teoricamente nella seconda parte dell'anno dovrebbe teoricamente tornare alla piena normalità. I mercati già lo sanno, secondo me, o lo apprezzano, lo scontano, infatti non avrebbe senso fare massimi storici su massimi storici se non credessero in questo, almeno per quanto riguarda il mercato americano. Questo è quello che prezza il mercato, questo è quello che credono in molti. D'altronde abbiamo 3 vaccini, non uno, 3 vaccini. Quindi uno di questi 3 dovrebbe funzionare, almeno si spera, no? Quindi non dovrebbero esserci particolari problemi. Terza ondata, sai, bisogna vedere cosa conseguono per terza ondata, no? Che secondo te questa finisce a gennaio, riparte la terza. Se si considera così, potrebbe essere. Se si considera che da marzo, febbraio-marzo, i vaccini inizierà a essere disponibili un po' per tutti, io penso che sia la fine del Covid in quanto tale, no? I primi flaconi dovrebbero essere distribuiti in America e in Europa già entro la fine di dicembre, quindi non so, io non vedo più un gran problema questo del Covid. Secondo me è stato un po' esagerato dai media, anzi è stato assolutamente esagerato sui media. Mi rendo conto che i media devono fare il loro lavoro, devono vendere un prodotto, e quindi vendere il Covid è meglio che vendere, non so, il classico scontro politico tra i vari partiti o altre cose.
fa notizia, la gente si spaventa e loro vendono prodotti, vendono giornali, vendono pubblicità e fanno soldi. Però insomma hanno anche un dovere un po' più etico. Basta questa cosa di inculcare la paura alla gente del Covid, se ne parla solo di quello tutti i giorni. È diventato veramente, come dire, esagerato, veramente, spero di usare un eufemismo, esagerato. Sì, 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 tra l'altro è anche questa situazione, infatti anche che effettivamente si vuole iniziare un po' a parlare anche di altro, no? Che non che di Covid, quindi speriamo in questi vaccini. C'è anche da sottolineare il fatto che è stato messo 50 miliardi, 50, comunque una cifra importante, adesso numeri in più o meno, recupererò forse la cifra, a sostegno delle appunto media per parlare, che parlassero di Covid pro governo. Quindi questo va lì, va detto, e quindi vediamo tutte le trasmissioni, i virologi che stentano più di andare ormai che più che da Barbara D'Urso vanno più nei talk show. Infatti prima era l'incontrario, no? nei telegiornali, però effettivamente speriamo di tornare, Angelo, a una vera vita, anche perché c'è bisogno di ripartire. Sì, ma sì, basta, cioè ripartiamo. Ora io sono qua nella City, tra parentesi, qua di fronte a me sono in ufficio, siamo in due, qua eravamo in 70 fino a in ufficio nella City, siamo in due. Gli uffici di fronte a me stanno smantellando tutto, proprio stanno portando via desk, tutto, perché per altri quattro mesi, anche triste. Ma sembra, ti giuro, sembra di essere stati in guerra, solo si è svegliato, non c'è più nessuno. C'è un gioco degli esseri umani in giro. C'è la City, non c'è nessuno, è pazzesco. Non ho mai visto così in 12 anni che sono a Londra. Mai vista una situazione del genere. Ecco, ho recuperato la notizia, poi parliamo un attimo di un altro argomento. Il governo ha stanziato 50 milioni di euro come contributo per tutte quelle TV, giornali o radio che seguiranno le direttive di informazioni dettate dal governo sul Covid. Quindi attenzione, perché questo va detto, facciamo informazione seria. Quindi... Informazione seria, sì. Ecco. Se loro fanno con l'idea di informare il popolo e la gente di quello che succede, no? E ovviamente chi è dall'altra parte, chi è a metà, diciamo, tra i cittadini e il governo, ovviamente incassa soldi e quindi ne parla ancora di più, no? Sì, 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 sì. Effettivamente. Ecco, per guardare anche un po' i mercati, no? Effettivamente stavo guardando anche questo Dow Jones. Il Dow Jones... questa rotazione settorale ci guadagnerà, secondo te? Sarà il Dow che andrà da PIL per il 2021 anziché il Nasdaq? Sì, Angelo. Sì, dovessi scommettere una cosa, scommetterei spread Dow Jones Nasdaq. Bello, il bello. Nasdaq ha fatto veramente numeri pazzeschi, praticamente ha quasi raddoppiato, dal minimo era 6.500 se non sbaglio, ha fatto a fine marzo, è arrivato a 12.400, ma se non ha raddoppiato ci è andato molto vicino. Il Dow Jones ha recuperato molto, in particolare nell'ultimo mese, ha recuperato il 50-60% dei minimi. Io segnalo il giorno, secondo me, della svolta, 9 novembre 2020 c'è stato il più grande recupero dei titoli value. Quindi titoli value, cosa intendiamo? Bancari, energetici, retail, real estate, quelli che compongono anche la borsa italiana in buona sostanza, e che sono il core del Dow Jones, hanno fatto la performance migliore su data giornaliera rispetto alla performance peggiore fatta dai titoli growth, quindi dai titoli del Nasdaq e dall'IT. Il 9 novembre, secondo me, è stato spartiacque anche per il gold, perché da lì è crollato i 100 dollari, ha fatto i nuovi minimi proprio oggi, 1800. Minimi di periodo, e si è mosso invece al rialzo il petrolio, che ha fatto ieri i massimi di periodo a oltre 45-50. 9 novembre, data da svolta. Lì, secondo me, bisognava letteralmente switchare da Nasdaq su Dow Jones, fine della fiera, anche perché Alex, negli ultimi 10 anni i titoli value, quindi parliamo dell'economia tradizionale, se vogliamo definirla così, con i titoli growth, quindi parliamo del Nasdaq, ha raggiunto statisticamente il più grande gap nella sua storia. Gap, quindi per farla breve, i titoli legati al comparto tecnologico hanno sovraperformato i titoli legati alla vecchia economia, quindi finanziari in particolare, che hanno fatto i minimi storici proprio 2 mesi fa, l'indice dei titoli finanziari europei, ma energetici hanno raggiunto il gap più alto di performance nella loro storia. Adesso, secondo me, tenderà a diminuire fortemente questo tipo di gap. Ecco, per quanto riguarda invece la... quello che, dato che siamo anche quasi in chiusura, volevo chiederti cosa ne pensano magari dalla City, o perlomeno cosa neanche ne pensi tu sul fatto che la Cina abbia comunque attaccato l'Italia dicendo che il coronavirus è nato da noi. Cioè, quando comunque la Cina dovrebbe più o meno pagare un danno di guerra, almeno chiedono alcune voci dell'opposizione,
in Italia. Che pensi te? Cioè, è possibile dare all'Italia, che è quella della nascita del coronavirus, cioè dai funzionari di Pechino? Ma non so cosa si sono bevuti, Alex, prima di fare un'affermazione del genere. Non so cosa bevono in Cina, diciamo. Noi beviamo il vino, che è anche di alta qualità, non so loro cosa bevono. Però dire, dare la colpa alla Cina, all'Italia, sul virus, a me sembra come dare cornuto all'Asia. Non lo so, il toro dice cornuto all'Asia, non lo so, mi sembrano ridicoli, no? Non c'è neanche da commentare il tutto. È nato, dovrebbero pagare i danni di guerra, cioè alla fine dovrebbero, sai, pagare i danni di guerra, magari è una cosa forte, però, però nel senso, se è stato, cioè, chiesto, no? Andare a ditare l'Italia come l'untore, fanno ridere proprio, no? Cioè, fanno ridere anche perché io ricordo che comunque qua in Chinatown, io parlo da Milano, che è stato il più colpito, no, Angelo? Sai che da marzo noi eravamo il 9, quando è stata chiusa la Lombardia, il 9 marzo 2020 o il 10, non mi ricordo, comunque era dopo la festa della donna, cos'era, non più ero, i loro già avevano chiuso le mascherine, non ce n'erano più in Paolo Sarpi, erano praticamente finite già un mese prima, ci dicevano, queste mascherine, io andavo, non ce ne sono, e effettivamente alla faccia che i solidari cinesi, no? Per alcuni versi, però tralasciando questo, i market mover da monitorare da qui a dicembre, che da questo mese, Angelo, e poi ci salutiamo, quali sono secondo te importanti, magari anche nel mercato delle commodity oppure anche nei cambi? Ma guarda, sarei molto attento alle ultime due riunioni da parte della BCE a inizio dicembre, della Fed. La BCE in particolare è fondamentale, perché la BCE chiaramente darà il via libera al nuovo e continuo piano di acquisti, che dovrebbe essere, penso, si stima, secondo Goldman, dai 300 ai 500 miliardi di dollari, quindi dare altro ossigeno alle economie europee che sono state colpite dal Covid. Io guarda, lo dico e l'ho detto diverse volte, Alex, io se dovessi scommettere su qualcosa nell'anno prossimo, io scommetto che il secondo semestre, insomma, parte un'inflazione in America come quella che non si vede da tempo. Io sto trovando riscontro illustre, ovviamente. Io insegno a un'università piccola come l'Università di Greenwich, professore a contratto, insomma, sono nulla rispetto alle menti illuminari di Harvard e di altre università prestigiose come Stanford. Ma anche da questo, leggendo ultimamente articoli dove trovo riscontro in quello che penso, che effettivamente molti dicono che l'inflazione potrebbe partire. Sta mettendo tanti quei soldi sul sistema, hanno messo tanti quei soldi nel sistema. Pensa, la Fed in due mesi ha messo da 4, il balance sheet era 7 trilioni di dollari, 3 trilioni di dollari in due mesi e mezzo. La scorsa volta ci hanno messo 3-4 anni per gli stessi soldi. È vero che l'economia era in fortissima difficoltà, hanno fatto benissimo, però è anche vero che se dovesse ripartire, come penso e come dicono un po' tutti, l'anno prossimo rimbalzare tutte le economie mondiali, tutti questi soldi è inevitabile. Secondo me, quello che studio io in macroeconomia, molto base, diciamo, quello che insegno anche, penso che un'offerta di denaro del genere, di moneta, inevitabilmente porterà all'inflazione nel 2021, seconda parte dell'anno, quando le economie dovrebbero recuperare. Quindi lì io suggerirei di comprare prodotti atti a proteggerci dall'inflazione. Chiaramente mi allontanerei dai bond, diciamo, perché i bond, sapete che durante l'inflazione sono quelli che performano in maniera peggiore, perché i tassi iniziano a salire e chiaramente i prezzi scendono in maniera anche piuttosto impetuosa. Sono 20-25 anni di bond che salgono soltanto i prezzi. Ecco, per fare un ping pong su un argomento abbastanza interessante anche, domani da noi c'è il voto, dovrebbe, per quanto concerne lo scostamento di bilancio. Sì, ok, è domani praticamente il nostro Parlamento. Quello che volevo sottolineare, che mi sono segnato da chiederti, che la vicepresidente della Fed di New York, Arjas Bordone, spiega che per l'Italia non è il momento di avviare una stretta di bilancio, sottolinea l'importanza di dare un sostegno all'occupazione, a redditi disoccupati, aiutare le imprese che hanno un futuro. Cose fantastiche sulla carta, ma da noi sembrano veramente fantascienza. Come mai? Ma se pensate il bilancio, qua abbiamo i deficit al 10% di tutti quanti i paesi europei, mondiali, quindi che strette bilancio? Questo è continuare a comprare qua. La BCE compra, la banca centrale inglese è arrivata con un altro plotone di soldi che mette sul mercato. Io non ha senso parlare a oggi di
bingo di bilancio, che bingo. Adesso solo spendere e aiutare le persone in difficoltà, le imprese, la società che hanno problemi. Io penso che l'unico modo per uscire da questa situazione da parte degli stati, perché sappiamo che tutti gli stati a livello statistico hanno raggiunto il debito più alto nella loro storia in tempi di pace. Detto questo, l'unico modo per uscirne è inutile pensare di mettere tasse tra 6 mesi, un anno, perché poi si strozza l'economia che riparte. No, adesso bisogna sostenere l'economia. Io sono convinto che il modo per recuperare riparte una bella inflazione, e l'inflazione sono i problemi a tutti gli stati. L'inflazione toglie di fatto soldi a chi ha in mano il debito dei paesi e risolve il debito, il problema del debito ai paesi che hanno così tanto. La cosiddetta tassa occulta, che è l'inflazione, che colpisce tutti in maniera indiscriminata, ma in qualche modo diciamo riuscirebbe a riposizionare la situazione generale in maniera più equilibrata. Ma che vincolo di bilancio, siamo ancora in piena pandemia qui, vincolo di bilancio, qui dobbiamo spendere ancora soldi, aiutare le imprese, sostenerle. D'altronde chi ha messo più soldi sul piatto è la Germania, dopo l'America. L'America ha messo il 12% del PIL sotto forma di aiuti dal punto di vista fiscale. La Germania ha messo il 9%, noi abbiamo messo il 5%, la Francia ha messo il 4,5%. Insomma, dobbiamo aiutare, altro che bingo di bilancio. Ecco, e l'ultima cosa al volo, sei confident nell'oro per questo... Per questo periodo o meno? No, adesso no, l'ho detto diverse volte, dopo il 9 novembre, secondo me il gold è un po' da lasciare. Sta su livelli importanti perché la media 200 giorni, che è uno dei livelli che guardano un po' tutti, anche i fondamentalisti più convinti, è su 1790, 1800, siamo su questi prezzi praticamente. Quindi non so, qualche rimbalzo potrebbe esserci, però nel breve io non comprerei gold, aspetterei decisamente, ma se dovesse ripartire l'inflazione, ovviamente il gold è l'asset da comprare, insieme chiaramente al Bitcoin. Bene, grazie ad Angelo Ciavarella di Infiux, grazie. Grazie mille, gentilissimo, un saluto a tutti, buon trading e alla prossima volta. Alla prossima, Angelo, grazie ancora. Noi per oggi è tutto, io vi auguro buon trading e ci vediamo ovviamente domani con l'appuntamento mattutino dalle 8.45 alle 10.15, poi pubblicherò i miei ospiti sulla mia pagina di Volumetrica e il mio profilo social, e per quanto riguarda ovviamente pomeriggio l'Open US 15.15, ovviamente domani ci sarà festività, noi li chiamiamo sempre Open US fino alle 16.15, 16.10 circa. Ciao a tutti e buon trading!